E questo video non è così semplice da fare, da iniziare, da spiegare. Probabilmente sarebbe meglio non spiegare nulla e farlo e basta. Come sapete, in casa mia ho già un figlio a carico. Che è Emanuele, che come vedete da come è vestito è nella sua fase un po' ribelle. Guarda che la fase ribelle puoi averla a 16 anni, 15 anni, no, a 28. Quanti anni hai? E da un po' di tempo a questa parte ho anche un'altra persona che mi rompe le scatole a casa. Da un bel po' di tempo a questa parte. Ti presento? Andiamo a Como, sul lago, e poi ti presento. Siamo andati a fare un pranzetto sul lago di Como, dato che Emanuele ha il giorno libero. Tu non ci sei mai andato sul lago di Como, vero? Nel lago di Garda è un altro, giusto? Sì. Una volta ci siamo volati sopra, forse. Col parapendio, vero? Sì. Sì. Oh mio Dio! Ok, è vero. Ok. Benvenuto al lago di Como. Poi è letteralmente a 35 minuti da Milano. Comunque, arrivando al discorso serio, un attimino. Chi mi segue su Instagram ha visto dei spoiler, sa che sto ufficialmente frequentando una ragazza dopo tanto, 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 tanto tempo. E dura ormai da un bel po' di mesi, ma non l'ho mai ufficializzato perché ho tanta paura. Questa cosa mi crea ansia, mi crea timore, dato che so che le persone sono molto cattive. Cioè, io proprio ho timore che le persone commentino in modo sbagliato, diventino offensive e volgari. Cosa che succede spesso su Instagram e soprattutto anche qui su YouTube. E questo mi ha fatto tenere nascosto il tutto per un bel po' di tempo, però non è nemmeno giusto che lei si senta nascosta. Abbiamo fatto un sacco di viaggi insieme, sempre tutto segreto, non è mai stata inquadrata, c'era insieme, non poteva essere inquadrata, sempre per scelta mia. Lei dice: tagli tutti, fai vedere tutti le storie, le amiche, quello, quell'altro, e a me no. Ed effettivamente non è giusto, quindi è arrivato ufficialmente il momento di farvela vedere. Metto le mani avanti dicendo che ogni commento volgare, ogni commento fuori luogo, ogni commento da bimbo arrapato, ogni commento che non mi piace verrà brutalmente bloccato, e se esagerate, perché c'è chi esagera sui commenti, verrà anche denunciato. Così, perché si può fare, ve lo ricordo. Quindi sei pronta? Sei pronta dopo questa premessa? Sei pronta ad entrare? Vi presento Emily. Ciao Emily. Ciao ragazzi, sono Emily. Ti vergogni? Un pochino? Un pochino, però ci prendo la mano. Detto questo, possiamo andare ufficialmente a mangiare. E ricordiamo che possiamo mangiare poco a pranzo, perché stasera a cena dovremo andare a Milano a provare una nuova pizzeria molto particolare che ci hanno detto essere super buona. Sono amici di Marco Menna, quindi ha detto: vacci a dare un occhio, vai a provarla che è molto buona. Ora, si vergogna un po' Emily, ma in realtà lei è una youtuber da molto prima che io iniziassi a fare YouTube. Quanti anni fa facevi YouTube? 6 anni fa? 6 anni fa iniziavo a fare YouTube. Una veterana del tubo. Ma il discorso YouTube di Emily ne riparleremo. Comunque Emanuele, mi sto impegnando davvero tanto a trovare la differenza tra la tua faccia e quella delle anatre, ma cavolo, non la trovo. E ovviamente Emanuele ha scelto il ristorante, era ovviamente chiuso, io non ho controllato, colpa mia che non ho controllato. Mai fidarsi di Emanuele, mai. Ora niente, abbiamo fame, la zona fa in cui caldo. Siamo fa caldo, non c'è niente da fare, e andremo a mangiare al Carrefour e ci mangeremo un panino in riva al lago. A me il cibo, pane, monster, il ketchup. Prima cosa fondamentale, mano. Mi fa impazzire, mi fa impazzire. Tutorial, come fare un panino da Roma Sud. Prendi un pezzo di pane, lo spezzi, lo apri ovviamente con le mani. Come hai visto spalmare questo? Prendi la certosa, guarda, la spremi nella plastica. Ah, tipo sac à poche. Fai così, sac à poche. Chiudi, schiacci. Bello, mi piace. Preferisci spalmare col prosciutto. Non ho fatto tanto. Sono sicuro che questo prosciutto ha visto giorni migliori. Ma che c'è, però, eccolo. E alla fine, direi, buon appetito. Comunque sarebbe stata una perfetta gita romantica se non ci fosse stata Emily. Era perfetto. Pensavo la stessa cosa. Brevissima sosta a Como finita, andiamo a casa, ci cambiamo e andiamo a cena alla pizzeria. Sei pronta a mangiare? Come tutti i giorni della nostra vita? Sì, sono pronta, sono anche abbronzata. Comunque, prima di andare a cena ci tengo a dire una piccolissima cosa. Ora spiegare tutta la storia con Emily non ha senso farlo adesso. Ci sarà tempo e luogo per chi interesserà, magari su Instagram o qualche live oppure qualche video sul canale di Emily. Quindi già vi dico che se volete conoscere meglio la mia ragazza, trovate il suo canale qua sotto in descrizione insieme al suo profilo Instagram. Ora le sto facendo una specie di corso velocizzato tipo How to be a YouTuber, dato che non ha ancora la mano per fare i video, non ha ancora la parlantina, quindi ci vorrà un po' di tempo. Io l'aiuterò, voi spero l'aiuterete nei commenti e che sarete buoni, me lo auguro, ci tengo particolarmente. Che poi nemmeno per me è stato facile farvela vedere qui su YouTube, né farvela vedere su Instagram, perché è tanto tempo che non sono più abituato a stare con una ragazza, anche se con lei ci sto da un po', però pubblicamente è difficile. Io già mi immagino poi i commenti della gente che dice: allora non dovevi rendere pubblica la relazione. Promettete
mettetevi nei suoi panni. Dover venire a cena con me, in viaggio con me, e non poter mai comparire, non poter essere mai nominata, come quasi fosse una cosa segreta che non deve essere saputa, no? Non è bello. Comunque andiamo a cena perché abbiamo questa pizzeria speciale. Lo sai che il posto in cui andremo a cena è una pizzeria che ha uno chef che ha vinto tantissimi premi per quanto riguarda la pizza in generale. Un chef abbastanza bravo. Pensai che una volta non sgarravi, eh? Guarda quante volte a settimana. Vi spiego un attimino. Emanuele mi ha appena messo un dito nel c***o. Se vi interessa sapere il c***o. Marco mi ha rotto le scatole per venire a questa pizzeria ormai da mesi, perché dice che secondo lui è una di quelle che merita di più da mangiare a Milano. Come sapete io provo tutti i ristoranti che mi consigliano e su questa mi sono informato. Mi sono informato e ho parlato anche con i proprietari e ora vi dirò un po' di cose interessanti. Di solito quando andiamo a provare una pizzeria nuova andiamo tipo in 4-5 per provare più pizze possibili. Solo che oggi avevo solo Emanuele ed Emily. Oggi vi ho portato da Licoli Milano. Ci sono un sacco di cose particolari da dire su questa pizzeria, ma cominciamo a sederci e poi vi spiego tutto quanto. Allora abbiamo anche appena parlato col proprietario, quindi adesso sappiamo precisamente tutta la storia, anche se sul menu c'è scritto tutto quanto. Dovete sapere che Giacomo, l'amico di Marco, è il proprietario, ha 22 anni e il pizzaiolo che gestisce la pizzeria è scritto dietro, quindi non posso sbagliare, Mario Signorile, 40 anni che fa il pizzaiolo, è mastro pizzaiolo. Mario, oltre ad essere bravissimo, ha vinto un sacco di tornei per quanto riguarda la pizza, è anche giudice, quindi lui giudica le pizze nei tornei. In più la cosa particolare che ci tengo a specificare è che utilizzano il lievito madrevivo per l'impasto ed ogni ingrediente, dal pomodoro al fior di latte a tutti i salumi, è tutta roba italiana. Una pizzeria totalmente italiana, che però ovviamente fa le classiche pizze che troviamo in tutte le pizzerie, ma anche delle pizze speciali gourmet. Tra le pizze speciali gourmet abbiamo la pizza Licoli, che è il loro cavallo di battaglia, e in più la pizza Margot, che è la prima classificata al Giro Pizza d'Europa nel 2011. Cioè questa se prova, c'è troppa roba sopra. La pizza Divina, seconda classificata al campionato europeo 2009, mozzarella, crema di porcini, salsiccia da Leggio, funghi porcini e tartufo nero. Minchia. Ordiniamo. Sono arrivati fritti. Ciao Giacomo. Ciao, piacere. Spiegaci come sono fritti, che mi hai detto che sono molto particolari. Sì, allora noi utilizziamo una friggitrice a bassa temperatura, ovvero che noi, l'olio non raggiunge mai il punto di fumo, che è circa 190 gradi 200, che rimane sempre sotto i 150 e quindi non rilascia sostanze nocive, e il fritto rimane più croccante, più gustoso e si sente molto di più appunto il gusto di quello che è stato fritto. Perfetto. E sono oliva ascolani e crocchette, giusto? Esatto. Emanuele, visto che siamo cresciuti a pane oliva ascolana e crocchette, dimmi un po' com'è. Brucia, secondo me. Ecco. Mi ha salvato la vita. Lo sapevo io. Promosso. Quello dei signorina mangia. Il fritto fa bene ai muscoli. È sicuramente più leggera di un fritto normale. Te sente? Molto buona. Rimane molto più leggera la frittura. Si sente dentro, la carne dell'oliva è molto buona, è una buonissima oliva scolana, niente da dire. Qual è la sensazione di essere per la prima volta in questa parte del tavolo e non in quella? Diverso, bello sicuramente, niente, fa strano, ancora mi devo abituare a questa cosa. Proviamo le crocchette. Secondo me si sente ancora di più anche la differenza. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa, si sente ancora di più la differenza del fritto, esatto, che è molto più leggero. Oh bro, allora come va dall'amico mio? Com'è la pizza? Ancora non abbiamo preso la pizza, stiamo ai fritti. Sono molto buoni. Ah, ok. Ma riesci a passare? No, già mi piacerebbe ma non ce la faccio. Vabbè, ci è dato buca pure oggi, va bene. Ragazzi, c'è un problema. È avanzata un'oliva ascolana. Erano 10, noi siamo in 3, abbiamo fatto 3-3-3. Però c'è la battaglia per l'ultima oliva ascolana. Allora, sasso, copice e carta. È 1, 2, 3 e lanci. Io faccio da giudice. No, no, anche tu. No, io no. Ma tu non partecipi? No, io no. È una sfida tra me e te, ma? Esatto. Vai. 1, 2, 3. No! Te lo devi prendere, sai dove lo devi prendere? Nell'oliva ascolana. No, non ci credo. Ma l'ho pensato 10 anni prima, come fatto? Giochiamo da talmente tanto, vinco da talmente tanto a sasso, copice e carta. Che ormai, ma io ti sono qua, fra. Io sapevo che tu sapevi che buttava sempre forbici, lo sapevo, era qua. Che tra parentesi lì c'è Mario che cuce la pizza e me lo sono perso, cioè ci fa la pizza proprio davanti. Solo che non mi sono, cioè stavamo giocando a sasso, copice e carta e non ce ne siamo accorti. Vai Mario, spiegaci la pizza. Allora, qui abbiamo una base margherita con un letto di rucola, un carpaccio di carne salata del Trentino aromatizzata con olio e limone e una cialdina di grana padano. Visto che io dovrò dare il mio giudizio da esperto di pizza ormai, c'ho mezzo sangue napoletano, mezzo sangue romano io, prima voi date un giudizio sincero. Comunque fa morire che Emi c'ha il braccio più grosso di Emanuele comunque. Ma non è vero, no. Non è vero. Voi lo senti? L'impasto che è particolare.
Vabbè, ingredienti, tanta roba. Per te? Per me è top, buonissima. Carne buonissima, impasto leggero. E ora sta a me giudicare. Sicuramente non è una pizza napoletana, è più sul tipologia di pizza romana. Cos'è questa? Minchia la carne, ecco, no, cos'è il sapore. Buonissima. Minchia. Impasto leggerissimo, ben lievitato. Ha quella parte croccante che non rimane quel tipo di impasto morbido napoletano. Rimane molto più fragrante in bocca e corposo. Io sono una pizza piavosa e guardo il pomodoro. Questa è buona. Questa ha già un voto 9. 8 e mezzo. 8. Questa cosa è una pizza che ha vinto il Giro Pizza d'Europa nel 2011 e è composta da una crema di zucca che facciamo noi. Poi in cottura va la crema di zucca e il gambero argentino. Dopodiché mettiamo a metà cottura una panur aromatizzata, che è un pane che faccio essiccare, faccio fare nel forno con un tot di ore, una lavorazione un po' particolare, che viene aromatizzato. E poi abbiamo un pomodorino fritto a bassa temperatura, un pomodorino in confit fritto a bassa temperatura, con una mozzarella di bufala campana DOP e una polvere di olive taggiasche. Il tutto poi con un giro d'olio, sempre delle olive taggiasche. Top! Grazie mille! Questa vince facile, eh? Vieni qua. Questa è molto crunchy. Sono tanti sapori. Sovrasta parecchio l'oliva. Esatto. Si sente molto, tanto quella. Buonissima, ma secondo me quella di prima è più buona. Molto più buona, secondo me. Questa è più particolare, sicuramente. È più particolare, molto più. È più carica questa. Esatto. A parte alcuni punti, si riconoscono tutti i sapori. Quando non sovrasta troppo l'oliva, gambero alla fine del mondo. Bello il fatto che gli ingredienti vengono messi durante le varie parti della cottura per fare in modo che escano tutti perfetti. Ci sta, ma secondo me la prima è più buona. Questa gli do un 8 e mezzo, forse 8, quella di prima 9. Secondo me siamo là. Questa sarà un 8 più. Per te? Io mangio. Beh, ci sta, fa parte del gioco. Mentre quelle di prima sono due pizze un po' più elaborate, nel senso sono un po' più da andare a cercare il gusto, belle, delicate. Questa è una bomba, è ignorante. Come potete vedere abbiamo un fondo di crema di porcini con della mozzarella fior di latte, taleggio, salsiccia, funghi porcini e poi diamo una bella grattugiata di tartufo. E infine, per andare ad esaltare il tartufo, diamo una spruzzata di olio tartufato. Volevo mettere come profumo. Questa è una pizza che è arrivata seconda al campionato europeo, come se avesse vinto, perché è stata una delle pizze più gettonate. Ragazzi, assaggiate. Molto buono. Il tartufo per il meglio del pistacchio, mi dispiace. Parole forti, Emanuele, parole forti. Tartufo io del pistacchio sono parole fortissime. Ho sentito guerre partire per molto meno. Allora, l'assaggerò anche io. Un bel pugno questo, eh? Hai capito? Sei proprio per calzottone con un mezzo stomaco, sul fegato, mi hai detto. Posso dire che mortale, gli dà almeno un voto in più alla prima? Non dico 10, no, ma 9 no, e mezzo? Esatto, anch'io 9 e mezzo. Oh, la pizza di vino è probabilmente la più buona che hanno. Sì. Questa la dico lì e l'altra proprio in terza. Questa è veramente troppo buona. Questa qui è la pizzeria numero 126 che provo a Milano. Ormai penso che le provate quasi tutte. Posso ufficialmente dire che era molto diversa, ovviamente, dalla classica pizza napoletana. Hanno sia pizze normali che sia queste pizze gourmet. Abbiamo fatto questa mezza degustazione, molto buona. La pizza è Pizza Licoli Milano, zona centrale di Milano. Hanno anche la loro app per fare la consegna della pizza. Non si affidano ai delivery perché magari potrebbero sbagliare. Mi hanno detto che tante volte gli sbagliano la consegna. Loro sono molto precisi con i tempi. Ordini, ti arrivano il meno tempo possibile e precisa, quindi super approvata come cosa. Ti è piaciuta, Emily? Sì, molto buona. Molto buona? Sono piena, pienissima, però molto buona. Ieri sera volevo chiudere il video, ma ci siamo addormentati in un tempo record che nemmeno Usain Bolt sarebbe stato così veloce. Come glicemico proprio. Allora, conoscete Emily, a breve farà anche lei tanti video su YouTube, ha già messo il primo se non sbaglio, ne metterà tanti altri, l'aiuterò perché io l'ho promesso. O fai video su YouTube e ricominci dopo tanto tempo, oppure mi arrabbio e l'hai ricominciato. Sì. Comincio. Vi lascio ovviamente il suo profilo di YouTube in descrizione, il suo profilo Instagram, e se non l'avete ancora fatto vi lascio un bel like al video. Noi ci vediamo nel prossimo contenuto, solo se vi iscrivete e accendete la campanellina, se no vi perdete i video e che se video. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Saluta Emily. Ciao ragazzi. Ah, così, ok. Ma vuoi rompere foto dello schiavo? Cioè, no, andiamo pugni. No, leggero. Ah, ancora via, eh.